Roberta Agostini, parlamentare PD. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia perché viola il diritto di dare ai figli il cognome della madre. Come valuta questa sentenza? È una sentenza positiva, è una sentenza di civiltà, io direi, che punta a far recepire anche nell'ordinamento italiano una pratica che già c'è in tanti altri paesi europei, penso alla Spagna, penso alla Francia, penso alla Germania, ed è un principio che rispetta un vincolo ormai di pari opportunità che noi dobbiamo puntare a far entrare in tutta la nostra legislazione. E, è una possibilità di scelta che i genitori hanno di mettere il cognome della madre o del padre al proprio figlio, al proprio bambino, e che in Italia ancora non è possibile fare. Allora il punto è poter scegliere, così come accade in tanti altri paesi europei. Noi abbiamo presentato una proposta di legge a prima firma Laura Garavini, che ho sottoscritto anche io come seconda firmataria, che punta proprio a dare questa possibilità. Negli anni scorsi ci si è avvicinati a trasformare questo principio giusto di pari opportunità in una legge, non ci si è mai riusciti, e noi pensiamo che anche grazie allo stimolo della Corte in questa legislatura questo obiettivo diventerà possibile proprio nei prossimi mesi. Infatti l'Italia ha 3 mesi di tempo per adeguare la legislazione vigente. Il Parlamento quindi riuscirà a rispettare questi tempi? Io mi auguro di sì, noi ci batteremo per questo a partire dalla Commissione Affari Costituzionali, dalla Commissione Giustizia, e punteremo a recepire nel nostro ordinamento questo principio fondamentale, che è un principio di civiltà oltre che di pari opportunità.